Era nato al solo scopo di fare ulteriore luce su quanto i piani di Regione Lombardia e le proposte da parte dei sindaci e dei movimenti per la sanità avessero da offrire in termini di idee, spiegando in maniera accessibile al pubblico che ci segue da casa in che maniera dovrebbe e potrebbe maturare l'assetto ospedaliero lungo la nostra provincia. Così è stato, nonostante le assenze di molti degli invitati, buona parte delle quali comunicate all'ultimo momento. Onestamente, non essere qui il vice sindaco di Sondrio, il sindaco di Sondrio, e non trovarci in contraddittorio con l'assessore, fa girare un po' le scatole, tanto per essere molto chiari. Ma la diretta mandata in onda nel pomeriggio di ieri su TSN ha dimostrato ancora una volta quanto il tema sanità sia, per la provincia di Sondrio, ancora materia da approfondire e da scoprire, ascoltando le proposte e le ragioni delle parti che proprio questo territorio vivono quotidianamente. In studio Giuliano Pradella, referente tecnico del Comitato a difesa della sanità di montagna, io sto con il Morelli, il sindacalista di FSI CSA Sanità, Gerlando Marchica, ed il sindaco di Livigno, Damiano Bormolini, in rappresentanza dei sindaci dell'Alta Valle. In collegamento telefonico Elisa Casati, referente del Comitato Insieme per l'ospedale di Chiavenna, e Patrizio Del Nero, sindaco di Albaredo per San Marco. E parla di disagio per la popolazione e per i turisti dell'intera provincia di Sondrio, non solamente dell'Alta Valle, il primo cittadino di Livigno, facendo da subito riferimento ad una distribuzione deviata delle emergenze e urgenze dal polo di Sondalo verso gli ospedali di Sondrio, oramai in procinto di implodere, e di Bergamo e Brescia. Tante le carenze di questo sistema, una coperta troppo corta e piena di toppe. Questo disagio lo stanno vivendo la popolazione, i turisti, perché lo segnalano anche i turisti. Quest'anno, nonostante il Covid, c'era il dubbio che ci sarebbe stata poca frequenza. In realtà si è rivelato invece completamente opposto, una grossa presenza su tutta la Valtellina per quanto riguarda l'aspetto turistico, e questo ancor di più sta mettendo in discussione il sistema organizzativo della sanità in valle. In tema di piano di riassetto sanitario proposto da Regione Lombardia ed elaborato dal Politecnico di Milano e di punti che segnano le distanze dalle proposte offerte dai piani elaborati dai tecnici della provincia di Sondrio, parla di decisioni oramai già prese da Regione Lombardia il dottor Giuliano Pradella. Io mi sono innamorato di Sondalo perché è un ospedale speciale, la struttura, il personale, e la mentalità, la modalità con cui i vari componenti interagiscono. È un ospedale straordinario, e quindi vedere dei personaggi regionali entrare come degli elefanti in cristalleria e distruggere, evidentemente per me, alla mia età, al di fuori dei giochi, faccio il libero professionista e mi faccio gli affari miei, però non è assolutamente tollerabile. Da una parte il progetto dell'Hub and Spoke di Regione Lombardia, dall'altra due piani alternativi, differenti in parte ma per alcuni aspetti collimanti, quello appoggiato da Comitato e Sindaci dell'Alta Valle e l'altro, cosiddetto dei 71 sindaci, che poi 71 non sono. Il documento non esiste, non è stato validato da una istituzione della conferenza dei sindaci, è un documento di quattro signori o cinque o sei che siano, che l'hanno redatto, ma senza una validazione. Io stesso in quella riunione sono intervenuto e ho dichiarato che non condividevo il documento. Nel documento dei 71 chi sono i tecnici? I tecnici sono due, miei colleghi, un certo dottor Roberto Scaramellini e un certo dottor Lorenzo Grillo Dalla Berta, che hanno elaborato e firmato questo documento. Ma chi sono questi signori? Non sono altro che degli emissari del dottor Saporito. Quindi praticamente è stata data ai sindaci in buona fede, i sindaci in buona fede hanno accettato una consulenza di parte. Certo è che allo stato attuale si rende necessario da parte dei fautori dei piani alternativi al progetto di Regione Lombardia un disegno comune che riesca a mettere d'accordo tutti gli attori, movimenti e sindaci della provincia al fine di dare vita ad un unico piano. Il documento del 71, ho partecipato anche io alla stesura, contiene un aspetto molto importante che non ci differenzia assolutamente dagli Alta Valle, e cioè il problema del Morelli. Teniamo conto una cosa, se non dovesse passare, tanto per essere molto chiaro, questo è un messaggio al signor Sertori, il discorso dell'autonomia del Morelli e il rientro delle altre specialità,
Molto probabilmente, io credo, però lo decideranno i sindaci del Tiranese con i quali io sono in contatto, va bene, non sarà più necessario il confronto con il documento del 71 dovrebbe svilire. Una coperta troppo corta, dicevamo, quella delineata nella trasmissione parlando di sanità nella nostra provincia. Tante e sempre più evidenti le falle di un sistema vicino al collasso. Abbiamo un pronto soccorso in cui purtroppo le infermiere professionali vengono spostate nel reparto di medicina a fare il lavoro delle OS, che ci sono stati dei licenziamenti e dei trasferimenti di OS, e per coprire queste mancanze vengono spostate addirittura le infermiere del pronto soccorso. E non si nasconde lo scetticismo sull'iniziativa dei cosiddetti stati generali che sarebbero, e il condizionale d'obbligo, in programma a Sondrio nel mese di settembre. Da una parte gli assessori regionali al welfare, Giulio Gallera, e agli enti locali montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori. Dall'altra i sindaci dei 77 comuni, esattamente come l'11 ottobre del 2019. Ho qualche dubbio e lo manifesto senza problemi perché in realtà già quando abbiamo avuto l'incontro a Milano con il presidente e con l'assessore al welfare e l'assessore alla montagna c'era stato promesso che entro la fine di luglio ci sarebbe stato un confronto e la presenza in valle da parte del presidente di Regione Lombardia con gli assessori per confrontarci, non c'è stato, quindi mi sembra un modo per prendere tempo. Intanto, nella serata di martedì, 16 sindaci a confronto durante una riunione che ha visto la presenza di un consigliere regionale. Dall'incontro è uscito che la partita va riaperta, ma va riaperta non partendo da oggi, partendo dall'incontro che c'è stato con i sindaci dell'Alta Valle e i loro ovviamente rappresentanti scientifici, con Fontana e Gallera, che aveva assicurato di riportare a Sondrio quelle specialità che durante il Covid erano trasferite a Sondrio. Da lì deve ripartire la discussione, da lì ieri sera abbiamo avuto l'impegno di un rappresentante della maggioranza. Ad emergere dall'incontro è una speranza, quella comune, che venga ascoltato il territorio e che Regione e sindaci si siedano attorno a un tavolo, questa volta con l'intento reale di trovare una soluzione coerente con le reali necessità di questa provincia, così, per natura, diversa dalle altre.